Senti, Jesse ci dedica 5 minuti, dobbiamo dire grazie, è tutta più Rai 3, ma a livello nazionale la stampa non esiste. Proprio per denunciare questa mancanza di informazione, perché le famiglie devono essere informate di quello che succede nella scuola, le famiglie devono sapere che non è vero che tutto va liscio, che tutto va bene, che nelle scuole l'anno scolastico è iniziato nel migliore dei modi. Non è vero così, non è vero assolutamente. L'anno scolastico è iniziato nel caos più totale. Noi che siamo all'interno della scuola lo vediamo e lo vediamo giornalmente, alunni che vengono divisi giornalmente per le classi, insegnanti che mancano, che non possono essere sostituiti perché i dirigenti non hanno soldi, le classi scoperte, tutto questo i genitori ovviamente spesso non lo sanno, perché noi facciamo il tutto per cercare di colmare il vuoto che ci lascia il Ministero. Però la situazione non può andare avanti così, perché a parte il discorso qualità scuola viene anche a rischio di incolumità dei bambini, perché quando in una classe ci sono 30 alunni ovviamente non c'è neanche lo spazio materiale per uscire, noi l'altra volta non avevamo lo spazio per muoverci in classe. E questo succede in tutte le scuole di Palermo, non parlo solo per la primaria. Io ieri sono stata lezione dei rappresentanti di mia figlia, è un liceo scientifico, l'Einstein di Palermo, e mi dicevano che quando mancano i professori non sanno cosa fare, perché non possono nominare e vanno nel caos più totale. Tra l'altro la riforma non ha colpito, come si dice, solo la scuola primaria, ma ha colpito anche la scuola superiore, perché io vi dico da mamma che mia figlia al secondo anno di liceo scientifico ha avuto cambiati professori, cosa non prevista, perché i professori si cambiano al triennio. Tutto questo per la riconduzione delle cattedre a 18 ore, quindi non è vero che la riforma per ora è iniziata alla scuola primaria ed è intaccato sulla scuola primaria e la scuola media. Chiamiamoli all'antica, che io mi trovo meglio a chiamare scuola media e superiore invece di scuola secondaria, primo grado e secondo grado, ci capiamo meglio. La riforma ha cominciato a intaccare anche la scuola superiore. Vi dico, ne vivo io personalmente i danni. C'è stato tolto un insegnante di latino, c'è stato tolto un altro insegnante, dico io, e non prevista, perché il cambio è previsto al terzo anno. Quindi i danni ci sono in tutti gli ordini di scuola, è chiaro che lo sappiamo tutti, la scuola primaria è stata quella maggiormente danneggiata, che è andata così a farsi benedire la continuità didattica, perché ci sono state 98, lo sappiamo tutti, 98 insegnanti sovrannumerari che hanno dovuto cambiare scuola, quindi interrompendo così la continuità didattica. Tutto questo le famiglie lo devono sapere, l'opinione pubblica deve essere messa al corrente. Per questo noi denunciamo il fatto che i giornalisti, la RAI, la televisione, la stampa nazionale, la RAI nazionale, le TV nazionali, non parliamo poi di Mediaset, non lo voglio neanche prendere in considerazione, non ci tengono proprio in considerazione. Noi invece dobbiamo evitare questo, dobbiamo lottare affinché ci vedano, ci sentano e soprattutto l'opinione pubblica sia a conoscenza di quello che realmente succede nella scuola pubblica statale. Quindi il giorno 6 abbiamo indetto questa manifestazione sotto la sede RAI, sarà qui a Palermo, lo sappiamo tutti, la sede RAI in Viale Strasburgo alle ore 16. Abbiamo fatto il volantino, se volete vi leggo ciò che è scritto nel volantino, se vi interessa, oppure lo venite a leggere qui. Lunedì andiamo a chiedere, io e Maria Pia, andiamo a chiedere il permesso alla Digos per questo sit-in. Vi prego di partecipare numerosi, facciamoci vedere, facciamoci sentire, portiamo cartelloni, tutto quello che volete. L'importante è che ci faccia sperare, nella speranza che venga qualche giornalista. Noi cercheremo di diffondere il più possibile la notizia. Vi ricordo che in contemporanea il sit-in sicuramente si farà a Napoli, CPS Napoli e Avellino lo stanno facendo a Napoli, Terni e Perugia lo fanno a Perugia, Roma lo farà a Roma, insomma ci stiamo organizzando, in contemporanea sarà in molte città italiane. Quindi vediamo di fare funzionare questa iniziativa, vediamo di smuovere un pochino l'opinione pubblica, diciamolo anche ai genitori, facciamo partecipare anche i genitori che sono parte attiva in questa lotta e devono essere parte attiva. In questi giorni ho contattato un comitato di genitori di alunni disabili, ovviamente anche il personale ATA è parte attiva di questa lotta, non lo diciamo sempre. In questo momento è sempre messo da parte. No, no, ma il nostro CPS non è il comitato insegnanti precari, è il comitato precari scuola, è diverso. Però dire per tanta gente. No,
importante, la parola bidello, no, che si sente, è importante. Possiamo chiamarlo anche collaboratore scolastico, no, no, non bidello, c'è è importante. Diciamo c'è bidello, bidello. Poi, quando noi parliamo a livello di soprattutto del CPS, poi non posso parlare ovviamente per tutte le organizzazioni che esistono, l'abbiamo chiamato CPS proprio per questo, perché altrimenti lo chiamavamo... Ho capito, ma c'è gente che è ignorante come me, che non lo capisce collaboratore scolastico, perché collaboratore scolastico... Ah, vuoi che dica bidello? Devo dire bidello! Ho capito, allora facciamo così, anche i bidelli, anche il personale di segreteria è parte attiva di questa volta, va bene così? Per queste magliettine ci fu una polemica perché non c'è scritto collaboratore scolastico bidello. No, ma perché io mi devo dire che Germini come governo, scusate, sa che i bidelli sono più dei poliziotti. Sì. E i miei colleghi quando non sentono dire bidello s'affiano, capito? Si offendono. Esatto. Ma non ci io non vengo più perché non mi nominano. Ha detto collaboratore scolastico. Guarda che sì. Allora bidello. Ho capito. No, di solito mi è capitato il contrario, che no, solamente non se ne certo. Di solito è il contrario, quando li chiamo bidelli si offendono perché sono un po'. Io non mi offendo. Comunque, bidello, ok, ci siamo. Bidelli, maestre, insegnanti di scuola media, insegnanti di scuola sola, segretari, così li chiamiamo all'antica, direttori didattici, capiamo tutti noi. Organizzate, che comunque ora ci verrà illustrata meglio da un rappresentante CGL, non so chi deve venire, al momento arriverà, però un vero preannunzio comunque, il giorno dopo, sabato 7, a Piazza Massimo, ci sarà l'iniziativa delle 100 piazze della CGL a favore della difesa della cultura. Questa manifestazione sarà anch'essa a livello nazionale, comunque ora verrà illustrata meglio da coloro che la stanno organizzando. Noi abbiamo aderito come CPS alla manifestazione, quindi parteciperemo e saremo parte attiva perché organizzeremo una piccola performance che poi vi spiegheremo. Passo la parola a Maria.